tu sei buono. E tu pure. Facciamo un bel lavoro di gnomi in fuga. Allora, tac, ecco qua. Bello preciso. Com'è contento lui. Allora, dove siamo? Qui. E via. Con una bella magliettina blu e il bastone blu. Ora facciamo un po' di nero per i dettagli. Eccoci qua. Bello preciso. Cerchiamo di non sprecare troppe bombolette, no? Non dobbiamo inquinare comunque l'ambiente. Siamo mica per niente dei supereroi. Ottimo, questo è uscito molto meglio rispetto a quello del cappello. E ora i dettagli finali. Ecco fatto. Un'idea è una bomboletta spray. A posto. Dunque. Ah, giusto, dobbiamo scalare questo. Bene, Reg, sono arrivato. Avevi ragione tu. Il nidolo è pieno di ferraglia elettronica e di parecchio alluminio in avanzo. Dovrai raggiungere la cima del nidolo. Mi arrampicherò fino in cima. Ehi, no, non fare il pazzo. Ma dai, sono un figo, non sono un pazzo. Tanto i poteri, quale anche se mi potrebbe essere il motivo per il quale riesco ad assorbire il potere da alcuni conduit, come ad esempio Hank, e non dagli altri, come ad esempio uno di questi agenti del DUP. Perché gli agenti del DUP? Che prima ci hai provato. Ehi, ora non cominciare con te l'avevo detto, ok? Voglio solo una risposta. Comunque la risposta è perché gli agenti del DUP hanno assorbito, è stato passato il potere di Augustine in modo ovviamente artificiale, molto probabilmente. Pensavo avessero bloccato gli ascensori. Un po' come è stato il potere di Cole e di Quo o di Nyx. È solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente. Esatto. Un conduit primario, come Hank o magari Augustine. Gli agenti del DOP hanno preso tutti i loro poteri più deboli da Augustine. Esatto. Forse non possono passarli ad altri. Nemmeno a te. Insomma, mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti. Mi pare giusto. Non insistere. La prossima volta, però, cerca di non raccontarmi bugie. Fidati un po' di più di tuo fratello. Sì, il fratello che voleva arrestarmi a inizio gioco, però vabbè, giustamente, avevi le tue ragioni. Voglio proprio spaccare questo coso. Vai tranquillo. Ehi, sono Betty. Dove ciao, sei? Betty. Ah, ciao, Betty, sono allo Space Needle. Ah, oh, d'accordo, ti richiamo più tardi. Mandami una cartolina. Esatto, ah, certo, te lo stavo per dire io, te la mando io la cartolina, ciao, Betty. Ciao tesoro. Ciao tesoro. Vabbè. Che, che nonnina simpatica. Ora ispezione al tetto. Sono sul ponte di osservazione. Non abbassare la guardia. Allora, aspetta. Facciamo il giro dall'altro lato, visto che uno sta facendo l'ispezione probabilmente da quel lato. Li cogliamo di sorpresa e niente. Dicevo. Kaboom. Una bella boccata. Vieni qua. Kaboom. Tutti morti. E addio a tutti. Bene, procediamo verso l'alto. Continua così, sei quasi in cima. Perfetto. Che belle scarpe. È ora di distruggere l'occhio del nidolo. Deve essere questo a tenere insieme tutto. Se non fosse che esatto, qualcuno ora ci interrompe. Non ti avevo mai visto prima. Reg, hanno un piccolo esercito quassù. Bene, sei nel posto giusto allora. Oppure, aspetta, che non gli piace che gioca con i loro giocattoli. Concentrati, Delsin. Vedi un modo per bloccare le comunicazioni? Ah sì, c'è una specie vieni di qua. Sostegno. Serve a tenere fissate le antenne. Mi serve del fumo. Vieni qua tu.
Posso fare solamente mi libero. Ora dove va? Dove va? Dove va? Ecco fatto. Eccolo qua un po' di fumello. Non ditelo a Milano, ma neanche troppo a Bergamo una frase del genere, mi raccomando. Sai cosa? Io ancora ho in mente i tasti di... Vieni qua. Ecco fatto, dicevo. C'ho ancora in mente i tasti del gioco vecchio. Morto? Perfetto, andato. Tu a terra. E voi, aia, andate giù ora. Assorbi il fumo. Assorbi, assorbi. Ok, calmi. Tu stai buono. Basta torrette. Vai giù. Ecco fatto. Anche tu vai giù. Perfetto. Dov'è il fumo? Fermo lì tu. È spettacolare. Morto? Perfetto. Ok, dai che ci siamo. Ora che sono andati tutti giù. Tra l'altro mi sembrava di aver visto un congegno per... Esatto. No, non posso... No, strano. Non basterà segarlo. Esatto. Interi non è un male. È quello che volevo fare. Pensa un po'. Vediamo il nuovo potere. Che sarà una vera bomba. In tutti i sensi. Questa sarà una cosa epica. Però non tirartela troppo. Visto? Non è stato così male. Vai giù anche tu. Fatto. Non va meglio così? Indicatore serie karmica, lo so, vai tranquillo. Però non li vedo. Ah, eccoli, stanno apparendo piano piano. Energia. E ora? Sostegno andato. Schianto orbitale! Sembra tanto una mossa di Inazuma Eleven. Kaboom! Frontiere Science Center, vi ho perso? Mi ricevete? Non ricevo segnale, lei... Niente al di fuori della nostra zona. E ora lo Space Needle è tutto sistemato. Troviamo dei conduit primari e assorbiamo altri poteri. Siamo i padroni delle strade. Vacci piano, di alcune strade. Solo quelle più vicine. Ok, il DUP controlla ancora l'altro 98%. Ma li abbiamo cercati dallo Space Needle, dai. Hai distrutto il centro comunicazioni, ok? Non ci sentiranno, ma non sono stupidi. Per cacciare completamente il DUP da Seattle ci vorrà tempo. Dobbiamo distruggere telecamere, distruggere insediamenti. Ce n'è da fare. Un viaggio di 1000 miglia comincia sempre prendendo a calci qualcuno. Quale dovremmo fare di questi, I cinesi. I cinesi. Questa è carina, però ovviamente non siamo cattivi. Questa no. Questa mi piace perché c'è Seattle in mano, quindi dai. Reggi, la vedi bene da lì? Stai scherzando? Credo che si veda anche da Portland. Voglio solo molto bella. Sono qui. Chi è quello? Non è uno dei tre fuggitivi? No. Però siamo stati notati, ovviamente. La sfida completata. Bello. Potenziamenti disponibili 3. Delsin, ho chiesto in giro dei bioterroristi che sono fuggiti. Reggio, mi sa che mi serve un addetto stampa. Di che diavolo parli? La gente qui comincia a chiamarmi lo sbandieratore, che diciamocelo, è da sfigati. Credo che sarebbe una buona idea se te ne andassi dallo Space Needle adesso. Voglio dire, perché non il giustiziere affumicato? O magari il Smokeman? Ascolta, cercherò di scoprire qualcosa sui bioterroristi che sono fuggiti. Finché non torno a dirti cosa ho scoperto, perché non provi a sabotare qualche altra operazione del... Certo, fratellone. Ecco fatto. Libera Seattle dalle occupazioni. È esattamente quello che stiamo facendo. Addirittura.
Sei diventato un guardiano, sei sempre più vicino a diventare un eroe. Ci siamo un po' sbiancati ora. Quindi in sostanza vai in giro, fai cose e aiuta la gente. Kaboom! Oh, cazzo sì! Yes. Distruggere droghe vale come aiuto alla gente? Direi proprio di sì.